1. L'MF rifila una rumba a Castellamonte. Serie C1. Impresa Futsalvilla, battuto tra due Lantignano. Serie C2. Il Gembusca espugna 4-3 il campo dell'Asa e si rilancia. Allora, devo già tenerli calmi. Buonasera a tutti, buonasera a Daniela. Buonasera a tutti. Allora, vado a leggere gli ospiti, poi pian piano li presentiamo. In studio con noi Guido Berardo e Giorgio Pagliero del Futsal Villa, Roberto Bruno, responsabile settore giovanile, e Vinicius Gagliardi, giocatore del Castellamonte, Fabrizio Rocca, direttore sportivo Gembusca, Deborah Cane e Fabio Grosso, dirigenti del Gembusca, Edoardo Piazza, giocatore Gembusca, Emanuele Sichera, giocatore MF. In più, come sempre, i nostri baldi giovani, il fisico Pino Larinese e Andrea Trovato. Stasera di chi volete parlare male? Me lo dite sempre prima, adesso siamo... Durante la trasmissione, una sorpresa. È una sorpresa. Andrea, se fagli arrivare il microfono, così chiedo a lui, perché prima della trasmissione mi dicono di chi parliamo male stasera? Assolutamente no, no. Vediamo. Neanche dell'Inter? Vabbè, no. Almeno una volta che vinciamo, dai. Ecco. Già. Va bene, allora, lanciare il servizio MF Castellamonte di sabato, poi Daniela leggerà i tabellini. Allora cominciamo a vederci questo gustoso antipasto e poi andiamo ai primi. Amici sportivi di Spazio 5, siamo in compagnia di Daniel Morrone, giocatore dell'MF. Daniel, la scorsa settimana una sconfitta inaspettata contro l'ST, oggi una vittoria quasi inaspettata con il Castellamonte, viste anche comunque le numerose assenze. Sì, è vero, eravamo decimati, siamo dall'inizio dell'anno che abbiamo problemi come numero perché abbiamo diversi infortunati e quindi sabato abbiamo sofferto, diciamo, la stanchezza di questi ultimi due mesi dove siamo 5-6 giocatori hanno tirato, diciamo, la baracca per questi due mesi, quindi abbiamo sofferto più che altro da quel punto di vista, c'è stato un calo fisiologico, l'ST ha meritato la scorsa settimana. E questa squadra però è capace di fare queste cose, cioè, non è tanto inaspettato perché comunque siamo consapevoli della nostra forza e oggi c'è stata la dimostrazione che il mister ha preparato in settimana bene la partita, noi abbiamo recuperato le energie e oggi abbiamo messo in pratica quello che siamo capaci di fare. Dobbiamo cercare però di trovare il giusto equilibrio per trovare un po' di costanza e speriamo di recuperare un po' tutti gli infortunati e, come dicevo, in tempi non sospetti questa squadra se la può giocare con tutti senza nessun problema. Un rigore sbagliato all'inizio e poi una tripletta, non ti sei fatto abbattere, diciamo? Allora, i rigori li sbagliano solo chi li tira, quindi sono dell'idea che quando c'è un rigore bisogna avere anche la personalità di andarli a tirare, si sbagliano, però la partita è fatta di 60 minuti, quindi bisogna giocare fino alla fine e poi infatti sono stato premiato con una tripletta e quindi va bene così. Siamo in compagnia di Cristian Negrofred, giocatore del Castellamonte. Cristian, anche per il Castellamonte arriva la prima sconfitta. Eh sì. Diciamo che oggi abbiamo fatto di tutto per perdere, quindi alla fine mi sembra di rifare un po' l'intervista dell'anno scorso in playoff, no? Dove avevamo detto che in quell'occasione ho detto che avevamo fatto ridere e oggi poco ci manca, nel senso che una partita giocata male, sottotono, loro hanno vinto con molto merito, hanno giocato più cattivi di noi e hanno fatto la partita che loro devono fare. E complimenti all'MF, ha strameritato la vittoria. Noi male, nel senso sia come approccio che come evolversi dalla gara, troppo molli, individualisti, ci può stare, nel senso che abbiamo fatto le grandi partite finora e comunque siamo ancora sempre su e possiamo avere un momento difficile come adesso, ma sicuramente ci ritireremo su. Quanto influisce e quanto ancora influirà l'assenza, come sembra, di Gianni La Rosa?
Non so, questa è una questione che tocca alla società, non noi. Noi veniamo a allenarci, cerchiamo di dare il massimo, è riuscito fino all'altro sabato, oggi no. Sicuramente Giovanni è un giocatore che non si discute, e se vincevamo forse non si sarebbe parlato di lui. E di sicuro la società saprà cosa deve fare. E vediamo l'evolversi del campionato, speriamo soprattutto quelli che ci sono di dare qualcosina in più. Tutto lì. Rieccoci in studio, allora sentiamo dalla nostra Daniela i risultati del C1. Decima giornata, Chiavazzese Real Mirafiori 5-8, MF Castellamonte 5-0, Futsal Villa Libertà Santignano 3-2, i Bassotti Sportiamo 8-2, Sporting Rosta Bra 6-10, Top 5 ST 4-3, Riposa CRD. La classifica, Castellamonte in testa con 22 punti, Bra e Libertà Santignano 20, Bassotti, CRD 18, MF 14, Top 5 13, ST Chiavazzese 10, Futsal Villa 8, Real Mirafiori 7, Sportiamo e Sporting Rosta 6 punti. Allora, con noi abbiamo tre che l'hanno vissuta in maniera diversa, Vinicius Gagliardi, giocatore del Castellamonte, poi abbiamo Emanuele Sichera, giocatore dell'MF e il Roberto Bruno, se non vado errato, sì, responsabile del settore giovanile. Allora, Vinicius, cosa non è andato? No, no, ce l'hai il microfono, non devi girarti, non ci sono scuse. Subito, di brutto. Per noi è andata male, no? Sì. Una partita che abbiamo sbagliato, anche come approccio, secondo me abbiamo un po' sottovalutato. Però ci servirà, una sconfitta ci serve sempre, secondo me serve come insegnamenti, perché il campionato è ancora lungo, cioè, ci sono tante partite ancora, possiamo ancora riprendere, perché eravamo 5 punti davanti, adesso siamo solo 2, quindi tutte le partite adesso saremo sotto pressione, che non possiamo più sbagliare. Complimenti anche a loro che erano ben organizzati, hanno fatto una bella partita, soprattutto in difesa, e sono riusciti a vincere. Complimenti anche a loro. Emanuele Sicherao, dicevano prima, sì, il brasiliano, sì, di Borgo, sì, Vittoria, insomma. Sì. Allora, invece lì cos'è andato? Tutto bene? No, sì, noi abbiamo fatto una gran partita, ma noi eravamo fiduciosi, anche perché il sabato prima avevamo perso male in casa dell'ST, una sconfitta inaspettata, e sapevamo che contro il Castellamonte dovevamo fare una grande partita, e in casa spesso contro le squadre blasonate e riusciamo a fare queste genere di prestazioni, e non abbiamo sbagliato praticamente nulla, a parte in questa occasione che poteva effettivamente cambiare le sorti della partita, ma siamo stati attenti dietro e fortunati, sì, in quell'occasione direi sì. Però credo che abbiamo meritato la vittoria, e come dice giustamente Vinicius, anche è giusto così. Il risultato forse è un po' troppo ampio, ma alla fine quando sei sotto gli ultimi minuti devi cercare di fare qualcosa. Loro hanno provato a mettere il giocatore di movimento, ma abbiamo difeso bene anche in quell'occasione. Roberto Bruno, responsabile del settore giovanile, due parole su questa partita. E questa, come ha detto Vinicius, è stata una partita che l'abbiamo persa prima di giocarla, per motivi che non abbiamo perso neanche un amichevole quest'anno e ci sentivamo troppo in alto rispetto a quello che siamo. Se noi non mettiamo la grinta, siamo una squadra normale e possiamo perdere malamente, anche come è successo. Quindi, guardando il bicchiere mezzo pieno, una sconfitta salutare. Una sconfitta che dovrà essere salutare, lo sapremo giovedì e poi sabato nelle prossime partite. Dobbiamo riprendere il cammino più in fretta possibile. Allora, cominciamo, passa il microfono al nostro esperto. Allora, Andrea, vai. No, la cosa simpatica. Inquadrata Andrea, non la bionda, che bella, ma. No, ma lasciamo pure inquadrare Daniela, assolutamente. No, ma vabbè, poi non capiscono il labiale, si creano dei. Poi è un casino. Ecco. Va bene. Dai avanti. No, la cosa simpatica che raccontavo ai ragazzi prima, perché ieri pomeriggio, mentre andavamo con il Rosto a Torino in trasferta a Monza, facciamo le scommesse su chi vinceva il campionato di Serie C1. Sì. E chi lo vince? E quindi chi lo vince? Quest'anno stanno succedendo veramente delle cose incredibili, perché sicuramente tutti sapevamo che l'MF era un'ottima squadra, però che
potesse vincere 5-0 col Castellamonte, penso che in pochi ci avrebbero scommesso, io per primo. Anche se con Biagio dicevamo prima di questa sfida che questa poteva essere un po' una volta della stagione, perché se Castellamonte avesse vinto anche a Palatucci con l'MF, allora sarebbe stato veramente duro fermarlo. Così si riapre il campionato. Sicuramente il Bra, che si è rifatto sotto a soli 2 punti, è andata bene al Castellamonte, che l'Antignano ha perso col Futsal Villa, che dopo vedremo. Quindi un campionato questo dove appunto tutti possono perdere contro tutti. Ebbè, perché sennò diciamo tutto scontato, a novembre è già finito tutto. Che andiamo e che stiamo a fare qua noi? Tu sabato dici? Andiamo a fare il giro in centro. Ecco, allora intanto fate arrivare a un personaggio il microfono, che è Guido Berardo, che io aspettavo dal 18 di settembre, la prima puntata. Grazie Guido, finalmente ti hanno invitato. Eh sì, non mi chiamavano più, io volevo venire ma nessuno mi dice niente. Allora da parte mia l'invito ce l'hai sempre, perché sì, come ti ho detto, tu buchi il video. Anche, fai anche, insomma, quando lo buchi che merita. Sì, me l'avevi già detto. Te l'avevo già detto l'anno scorso. Sì. Senti, come lo vedi questo campionato dalla provincia grande? Ma direi che è molto bello, nessuna partita è scontata, come appunto. Tieni un po' più lontano, sennò dai in testa a casa. Sì, così va bene. Così dovrebbe andare bene. Datti una bella pettinata. Allora, niente, direi proprio che un bel campionato. Io dico sempre che il campionato di C1 tutti gli anni hai delle sorprese. Quest'anno sembrava che il Bra dovesse stravincerlo, il Castellamonte a ruota, e poi invece arrivano anche dei... sicuramente alla fine saranno quelle due lì probabilmente che la giocheranno, magari l'Antignano. L'MF è una gran bella squadra, ma è un po' in ritardo, sembra che recuperare 4-5 squadre non sarà facile, forse una, però comunque vediamo che ci sono dei risultati appunto abbastanza strani, nel senso che diciamo proprio l'MF perdere con l'ST non penso che sia un risultato. Molti sono stupiti dalla nostra vittoria sull'Antignano, ma io sinceramente no, perché noi come squadra c'è sempre il vizio di dire ci mancano i punti, poi tutte le squadre, posso dire anche a me, laggiù ho pareggiato all'ultimo minuto qua, ho preso un gol eccetera. Noi come squadra con le prime in classifica ci siamo sempre comportati bene, poi abbiamo perso delle partite strane, voilà, però siamo un po' contati. Un campionato ci sta. Sì, ci sta, diciamo che abbiamo comunque il mister Bongiovanni che sta facendo un lavoro incredibile, perché penso che siamo l'unica squadra che non ha un ultimo. Non ha? Ah sì, ho capito, non avevo sentito. Non sa neanche le regole. No, ho capito. No, su quello hai perfettamente ragione. È quello. L'ultimo è quello che gioca dietro. Che gioca dietro, sì. Le regole hai ragione, io ho una conoscenza molto limitata. Sono più sull'11. Sono più sull'11, sul calcio. Sulle bocce anche. Sulle bocce sono più esperto, su altri sport. Molto bravo sulle bocce. Sulle bocce, che è uno sport molto più complesso e più bello di quanto si possa credere. Se andate a vedere qualche partita di Serie A, vi ricredete sulle bocce. Emanuele Sichera, cioè, alla fine ho detto niente. No, hai già detto abbastanza. Vabbè. Poi dopo abbiamo... No, ma lascia, tieni il microfono, anzi passalo al professore dietro. Grazie, sempre molto gentile. Emanuele, dov'è che avete perso punti e secondo te che possibilità avete di recuperare? Ma quest'anno noi siamo partiti già in deficit, perché abbiamo avuto un amichevole pre-campionato che ci ha praticamente falcidiato di infortuni. Chiamo l'amichevole. È stata un'amichevole un po' accesa, quindi è normale che quando ti vengano a mancare elementi come Di Matteo, come Patti, Arena stesso che si è operato i legamenti, anzi lo saluto e faccio in bocca al lupo, si è operato la settimana scorsa e adesso si è fatto male anche Lover, poi c'era Zucco che è rientrato sta partita. E abbiamo veramente faticato a inizio anno a fare un quintetto. Comunque abbiamo giocato sempre gli stessi e vuoi che siamo ancora in corsa per le Final Four, quindi giochi giovedì e sabato. Se stiamo a vedere, secondo me non è un caso, ogni sabato di cui il giovedì prima c'è stata una gara di Coppa siamo incappati o in un pareggio col Top 5, abbiamo perso con l'ST, abbiamo perso in casa con l'Antignano e abbiamo perso con i Bassotti. E quindi diciamo che il giovedì in questo senso, con una rosa un po' limata all'osso, ci ha dato questi punti che adesso effettivamente siamo in ritardo. Ora abbiamo recuperato 2 persone, aspettiamo di recuperare Lover e Patti
E dopodiché, secondo me, siamo una squadra che secondo me non ha niente a che invidiare né al Castellamonte e né al Bra, che tutti danno come vittorioso. Noi, secondo me, siamo nel loro livello. Abbiamo dei punti, però siamo troppo in ritardo per riuscire a pensare oggi di fare un qualcosa di così importante. Ecco, però ti devo stoppare perché stiamo per sentire, attenzione, parole importanti da Andrea Trovato, che parte addirittura con lo sguardo alla Richard Gere. No, hai fermato, ma hai fatto un occhio che... No, volevo anche aggiungere alle parole di Emanuele, sì, che oltre a tutti quei giocatori che ha elencato prima, l'MF ha messo, secondo me, a segno un grandissimo colpo di mercato. È notizia di pochi giorni che l'MF ha preso in prestito dal Rosso Torino un giocatore come Federico Vacchina, che secondo me in quella squadra può far fare veramente un salto di qualità enorme. Campionato ancora lungo. Campionato, aspetta, perché questa settimana ne sono successe tante. Ah, uno, allora, che è il Bra. Facciamo una, c'era lo spread, la borsa, Monti, c'era anche questo. Beh, anche nel calcio a 5 si è mosso tanto. Il Bra lunedì ha comunicato l'esonero di Mister Nizza, nonostante l'11-1 con la Chiavazzese, e in panchina c'è il direttore tecnico Massimo Cavallotto, che ha dimostrato subito di andare a vincere in casa dello Sporting Rosta. E poi, visto che abbiamo qui un giocatore e un dirigente del Castellamonte, è venuta fuori anche la notizia dell'addio di Giovanni La Rosa al momento alla squadra. Poi vediamo cosa succede, vogliamo chiedere, visto che c'è qualcuno anche della regia che fa dei cenni strani, che non sì, sono... Allora, credo che i cenni strani siano riferiti... Non è della nostra regia, è qualcuno che sta fuori. Infatti vorrei chiedere a Roberto, visto che fa parte della società, cosa sta succedendo, visto allora, perché... Però, teniamo in sospeso, come fa il nostro maestro Aldo Biscardi, Daniela Romanigio, cosa lanciamo? Ci vediamo un po' di pubblicità. A Torino, BMW e Mini si dice B-Auto, il centro service tra i più grandi in Italia. Lo trovi solo da B-Auto, via Bologna, 102, Torino. Benvenuti alla terrazza. Vi presentiamo il nostro locale, meta ideale per pranzi, cerimonie e feste di compleanno, ma anche per una cenetta romantica alla ricerca di piatti legati alla tradizione argentina e spagnola. Vi accoglierà un'atmosfera piacevole e calorosa, specialità della casa, farinate e pizza al tegamino già tagliata. Vi aspettiamo numerosi. GEMS, la nuova collezione 2011 ti attende al GEMS Point di via Cesana 44 a Torino. Consulta gemsfutsal.it. GEMS, la tua stagione al top. Derby Igiene e Pulizia, prodotti e attrezzature per la pulizia nelle comunità, via Liguria 16, Savigliano. Ogni giorno nuovi articoli sui modelli in uscita, le recensioni dei modelli sul mercato, le prove su strada, i prezzi delle auto nuove e le quotazioni dell'usato. La scelta giusta per promuovere la tua azienda nei grandi tornei di golf. Visita www.multigolf.it. GM, azienda leader nel settore promozionale pubblicitario, realizza gadget su misura. Per ogni società sportiva ed evento, GM produce e realizza coppe, trofei e medaglie. Nella sede di Pianezza potrete visionare la grande varietà di abbigliamento sportivo, kit da calcio, calcetto, basket, pallavolo, accessori da campo, palloni, striscioni, bandiere. Le tecniche di personalizzazione sono eseguite all'interno dell'azienda, abbattendo i costi per il cliente. GM offre un servizio di qualità sia all'azienda che al privato grazie ad uno spaccio interno, dove potrete curiosare, richiedere preventivi senza impegno e qualsiasi informazione. Villaggio della Fonte, via Grangia 15, Scarnafigi, telefono 0175 74205. Grafart, via Galimberti 75, Manta. Per informazioni contattateci ad info@grafart.it. Allora, durante la pausa, vabbè, meglio no, che non ci siano i fuori onda. Allora, Roberto Bruno, intanto di là è arrivato Biagio.
che salutiamo. Ciao Biagio, vieni di qua. Risposta? Risposta. Hai avuto tutto il tempo risposta per studiarti la diplomatica. Risposta delicata. Diciamo che Giovanni è un grande giocatore, ha fatto tanto per il Castellammonte e noi gli siamo andati incontro sulle sue richieste. Ora aspettiamo che la società in cui vuole andare venga incontro alle nostre richieste e poi vedremo. Con Lodi? Sapete cosa vuol dire o no? Cosa ha scritto con Lodi? Pinocchio. No, vabbè, secondo me. Ti può stare? No. Beh, Roberto ha rifatto, giustamente. Ha detto cioè, quello che un direttore, un responsabile del settore. Si parla tanto della destinazione prossima di Giovanni La Rosa, ma giustamente anche Biagio è stato categorico questa settimana. Adesso gli vado cartellino, cioè non il cartellino è di Giovanni, ma c'è un accordo firmato, vediamo cosa succederà. Ecco, allora abbiamo visto la nostra Daniela. Daniela, si sveglia? Sì, certo, sai dove siamo? Sì. Allora è il momento di lanciare il servizio di. Non lo sai. Puzzavilla Libertà Santignano. Benissimo, andiamo a vederlo. Amici di Spazio 5, siamo in compagnia del direttore sportivo Cortese. Allora, 3-2, una sconfitta un po' amara in virtù anche dei risultati che ci sono stati oggi. Sì, oggi non ci andava proprio questa sconfitta, purtroppo non abbiamo fatto il classico calcio che sappiamo fare e onore all'altra squadra perché ha meritato di vincere. Niente, non c'eravamo con la testa oggi, il primo tempo non l'abbiamo assolutamente giocato, non siamo stati bravi nelle ripartenze, molto macchinosi tra di noi e non abbiamo fatto il solito gioco che siamo capaci di fare. Quindi non abbiamo visto il solito Antignano, comunque il campionato è aperto. Sì, diciamo che il campionato è ancora aperto perché è lungo, ci sono delle ottime squadre di nuovo quest'anno come l'anno scorso. È ancora lungo, però secondo me ci sono quelle due o tre squadrette che hanno una marcia in più rispetto a tutte le altre. Siamo qui in compagnia con Bon Giovanni, mister del Futsal Villa. Finalmente una vittoria importante. Molto importante, ci eravamo andati vicini sabato scorso col CRD e oggi siamo riusciti a prendere questi tre punti che per noi sono fondamentali, anche perché siamo abbastanza in formazione rimaneggiata ormai da parecchie giornate, quindi però l'importante è tenere vivo il risultato fino alla fine. Chiaramente dobbiamo fare un po' i conti con le forze che vengono meno nel finale di partita e quindi oggi hanno tirato fuori qualcosa di più e quindi sono contento soprattutto per i ragazzi perché si meritavano di una vittoria importante come quella di oggi. Diciamo che 10 minuti un po' incerti, però poi dopo la squadra ha tenuto le tue direttive. Sì, noi d'altronde non possiamo fare altrimenti, dobbiamo difenderci un po' nella nostra metà campo, cercare di fare le ripartenze, il problema è che sbagliamo troppo, sia sabato scorso che oggi sicuramente nel secondo tempo avevamo l'occasione di allungare di 2-3 gol e allora chiaro se metti a segno le occasioni che ti crei, oltretutto con 2-3 con delle belle triangolazioni, quindi diciamo che sono soddisfatto molto di quello, non si sono realizzate e non importa, l'importante era fare questi tre punti. Un'ultima domanda, Savarola, il suo rientro, quanto è importante per questa squadra? Ma è importante prima di tutto perché comunque i ragazzi sono contentissimi quando lui viene a giocare con noi perché dà un qualcosa in più, al di là del discorso tecnico che lo conosciamo tutti, però anche lui è praticamente, l'abbiamo visto allenarsi 3 o 4 volte dall'inizio dell'anno, quindi oggi è riuscito a venire perché giocavamo alle 6, quindi non lavorava e ho cercato di centellinarlo per tutta la durata della partita, ci ha dato sicuramente una grossa mano, ma come del resto anche Cavagliato che era debilitato da forme influenzali e Biscardi che ha giocato con una contrattura e poi tutti gli altri a ruota. Allora, per commentare questa partita, oltre naturalmente Guido Berardo, Giorgio Pagliero, tifoso juventino DOC, una Juve che sta facendo veramente bene e dovrebbe vincere il campionato, prova a rifare il gesto. Puoi cambiare. Giancarlo, scusa solo se ti interrompo un secondo, perché ieri Giorgio mi ha detto a fine partita
Pino, mi raccomando, io vengo su solo se tu però non fai la valletta. Ci deve essere la valletta che tu sai. Come vedi, Giorgio, scusa, Daniela c'è ed è accanto a te. Infatti, ma se no, ho scelto il posto per primo anche per cambiare. Allora, dopo aver parlato bene della Juve, allora, Guido diceva non si è stupito di questa vittoria. Tu? Dico finalmente una vittoria, perché era una vittoria che aspettavate. Aspettavamo, che abbiamo inseguito già nelle ultime partite, pareggiata col CRD e persa di uno contro l'MF, sempre comunque con noi in vantaggio e sempre con un pareggio agguantato dall'altra squadra agli ultimi secondi. Questa volta un 3-2 che si è fermato sul 3-2 e tre punti portati a casa, che per la classifica iniziano ad essere fondamentali, perché un'altra sconfitta sarebbe stata alquanto deleteria comunque. Qual è l'aspettativa per la stagione? L'aspettativa sicuramente è una salvezza tranquilla, nel senso, secondo me abbiamo una squadra che può tranquillamente star fuori dalla lotta ai play-out. Quindi abbiamo già buttato via troppi punti e diciamo che da ora in poi inizia il nostro campionato. Guido, dategli il microfono. La tua aspettativa? Ma è uguale come lui, penso. Diciamo che a questo punto salvarci bene e dare noi alle squadre che stanno davanti. Togliersi i classici sassolini. Sassolini, eccetera. Perché veramente. Sto guardando che bravo. No, dico veramente pareggi. Se vuoi commentarla, si può anche. Ecco, commentaci questa. Non so se bella parata o bella. Ma una ginocchiata, dico così. Guarda che rilancio. Stop all'altro. Non è favore. Fare... È bravino, ma non fa un rilancio giusto. Comunque. Dicevi. No, la nostra aspettativa a sto punto, appunto, visto i punti punto, che abbiamo virgola. Perso, punto virgola, cerchiamo di arrivare a metà classifica, disturbare le squadre davanti. Togliersi delle soddisfazioni. E magari essere un po' più attenti con le squadre sotto di noi, perché le ultime due in classifica noi abbiamo perso, senza nulla togliere, cioè non voglio sminuire né loro che, però le due sconfitte con Sportiamo e Sporting Rosta ci... Poi mentre certo. Quando giochiamo col Bra con l'MF li dominiamo, il Bra per voi, li stracciamo e poi li lasciamo fare tre gol alla fine per recuperare. Contentino. È vero, no? Sì, che sì. Per lì è stata la partita. È una partita per noi, giocare contro voi è sempre un problema. Però vincete sempre, porca. Come dice, porca puttana, come dice Banfi. Giorgio, no, glielo, passaglielo al professore. Giorgio, deboli. Tra virgolette, usiamo sempre un eufemismo perché sennò qui si offendono. Deboli con i deboli e forti con i forti? Sì, anche perché sicuramente. Almeno ho visto i risultati. No, certo, no, ma è così, anche perché è più facile comunque andare a giocare contro squadre che sai che devi dare il 110% per poter portare via dei punti. Il problema è mantenere la stessa concentrazione con le squadre, tra virgolette, che comunque adesso stanno nel nostro stesso momento in classifica. E questa partita è la sintesi, quella persa 6-0 col top 5 è proprio la sintesi di quel che ho detto, nel senso che una partita sbagliata dall'inizio alla fine contro una squadra che è comunque al nostro stesso livello, alla vostra portata, assolutamente, che poi la nostra portata sono tutte, cioè io non anche le prime. Vabbè, che poi allora. anche alla lunga andranno poi a vincere il campionato, possono essere il Bra, il Castellamonte. Sicuramente non vai lì e pensi comunque di portargli via tre punti, perché altrimenti staresti a casa. Sto a casa. Sì, anche perché trasferte lunghe, inutile farle a quel punto lì, certamente. Allora, dunque, Daniela. Leggiamo i risultati del campionato di Serie A. No, leggi. Leggo. Singolare, non leggiamo. Era per coinvolgere. Coinvolgere chi? Tutti. Te leggi solo tu. Vediamo. Allora, Augusta Bisceglie 1-5. Film Planet Fiumicino Asti 2-3. Caos Acque Sapone 2-2. Luparense Pescara 3-4. Sport 5 Putignano Lazio 1-4. Montesilvano Real Rieti e Venezia Marca giocheranno martedì 29. La classifica: Luparense, Marca, Lazio 22, Asti 19, Acque Sapone 14, Montesilvano, Bisceglie, Sport 5, Putignano 13, Caos 11, Pescara 10, Real Rieti 7, Finplanet Fiumicino 4, Venezia e Augusta 3.
Allora, per commentare... Ha letto giusto, eh? Sì, almeno io ho guardato sulla velocemente. Sì, ma è brava Daniele, io a volte sembra che scherzi, ma essere qui in diretta con una sorta di bar dello sport e Daniele la prima esperienza televisiva ovviamente, è molto molto brava, nonostante anche non sia assolutamente aiutata, anzi ostacolata. E mi hai fatto dei gestacci. Non erano per te. Ah, non erano per me. Va bene. Siccome sei tu, chi è? Tu o il professore? Ma guarda che Pino oggi non ha ancora parlato. Vabbè, allora dategli, visto che... Facciamo parlare Pino perché allora, ci regala. No. Della Serie A tu sei l'esperto. Allora, no, tu però, sei l'esperto della Serie A. Io però vorrei sentire anche delle perle di Pino, perché ancora stasera non ne ho sentito. Ma stai tranquillo che abbiamo ancora 26 minuti e 55 secondi. E non te ne ha fatto parlare. Pino? Scusa. Fai solo confusione e da casa non si sente niente. Hai ragione, perché non c'è il microfono. Ecco, per fortuna. Allora, dacci qualche perla di saggezza su sta Serie A. Vabbè, io dico, la regia, facciamo rivedere un attimo i risultati, così anche da casa siamo aiutati dalla grafica, sì, certo, ovviamente. Allora, no? Grafica, grazie. Ecco, io sono contento di uno per la vittoria dell'Asti, mi ripeterò ogni sabato, domenica, per carità, che è andata a vincere 3-2 sul campo del Fiumicino, ne ho promossa per carità, ma non è mai facile andare a vincere, soprattutto nel Lazio. Quindi l'Asti che rimane perché assolutamente... Ma neanche, al sud ecco. Solitamente sono sempre più caldi. Beh, no? Se ti sentono al sud... Ma io sono siculo, quindi figurati che... No, ma Fiumicino non è proprio al sud. No, dico, nel Lazio ho detto è al sud. L'Abruzzo sta al sud. Sta al sud. No? Dove sta? In centro? Vabbè, adesso qua lanciamoci. Non andiamo sulla geografia che andiamo a impelagarci. Ecco, poi... E poi che cosa dobbiamo dire? Non lo quindi so. Sei tu l'esperto. Ma qui tra mi distraggono. Ogni volta che viene... Spiega perché Venezia Marca e Montesilvano Real Rieti non hanno giocato. Perché la Marca e il Montesilvano sono impegnati nel round per la Champions League e qua mi dicono dalla regia che hanno fatto 2-2 e quindi la Marca si è qualificata alla Final Four di Champions League. Montesilvano, no, perché i gesti erano per dire alla regia, siccome siamo entrati qui e la partita non era ancora finita, volevo sapere quanto era finita per non dire... Anche Roma-Lecce non è ancora finito. Cavolate, ma quello, se parliamo di calcio 5 e calcio 11 non ci importa, soprattutto perché non gioca l'Inter. Ha giocato ieri, ha vinto rubando. Dai, no, non ha rubato perché il gol del Cagliari era fuori gioco. Quindi no, ve lo ricordiamo appunto, la Marca a questo punto si è qualificata per la Final Four di Champions League che l'anno scorso l'ha vinta Montesilvano. E quindi Montesilvano è stata fatale il pareggio all'esordio contro gli ucraini o cosa che fosse. Io ve l'avevo detto inizio stagione che la Marca aveva fatto una squadra per vincere la Champions. Benissimo, speriamo. Poi andiamo a riprendere le registrazioni. Però Gian, per sabato siamo buoni. Così facciamo parlare anche Pino. Così ci dice anche due cose sulla partita. Allora, adesso intanto fatelo arrivare mentre la nostra Daniela ci legge i tabellini di Serie B. Allora, Aosta Real Cornaredo 2-2, Sinnai Lecco 4-4, Celle di Carmagnola Domus Bresso 6-2, Ospedaletti City Turin Tiguglio 5-2, PCG Bresso Basilea 4-3, San Biagio Monza Rosta Torino Cesana 4-2, San Vincenzo Genova Aimaville 8-2. La classifica Aosta e Sinnai 23, Celle di Carmagnola 18, San Biagio Monza 17, San Vincenzo Genova e Lecco 16, Basilea 13, Rosta Torino Cesana 12, Domus Bresso 10, PCG Bresso 9, Real Cornaredo 8, Aimaville 6, Ospedaletti City Turin 3, Tiguglio 0. Allora, Pino, è il tuo momento. Cosa ti devo dire? Dimmi. Vabbè, ma allora mi prendete in giro. Cioè, scusate, io sono venuto qua a fare il clown. Parlare della C1, della partita di... No, mi devi parlare della Serie B. Della anche serie se B. Non sai nulla, invece. No, vabbè, la Serie B. Vabbè, ti parlo della Serie B. Il CLD ha vinto, per fortuna... No, non iniziamo a dire cose scontate. Cioè, non sono cose scontate. L'Aosta ha pareggiato, il Sinnai ha pareggiato, quindi ne ha approfittato il CLD, che si rifà sotto e deve ancora recuperare una partita. Quindi se vince va un punto praticamente. Guido Berardo, stai buono. Hai ragione, Guido. Non mi sento. Allora? Sconfitta del Rosta, qui... Giustamente, come ha detto il buon Andrea, un buon primo tempo, poi un secondo tempo da dimenticare. Speriamo che si riprenda al più presto. E andiamo avanti così. Le piemontesi si stanno comportando bene. Spero che di rivedere al più presto il Rosta un po' più su in classifica, perché secondo me non è quella la sua posizione. Mi auguro che. Che posizione secondo te di classifica deve avere? Ma può stare tranquillamente tra le prime 5. Adesso? Conoscendo i giocatori che ci sono, adesso è a 12 punti. Quale potrebbe essere il male del Rosta? Non so qual è il male del Rosta. È una domanda difficile, perché non ho idea.
cambiamento di gioco da rispetto all'anno scorso. Ci sono alcuni giocatori che magari si devono ancora adattare. Sono passati da una marcatura uomo a un gioco a zona, quindi probabilmente alcuni giocatori hanno delle difficoltà. Allora, poi faremo arrivare il microfono a Guido, ma intanto faglielo arrivare al nostro amico. Non tirate la testa che gli fa male. Ma Guido mi tira in mezzo, dice che è colpa mia che il rosso sta andando male. No, Guido. Non Pino. Prima, da quando è arrivato lui non ha più vinto una partita. Ma no, abbiamo iniziato subito bene, sono arrivato io, 3 vittorie, abbiamo vinto pure a Lecco, meglio di così non si poteva andare. Ma non c'era ancora. No, c'ero, come no? C'ero anche nelle amichevoli. Anche a Castellamonte. Allora, visto che avete fatto i tre clown, sentiamo una persona seria, Emanuele Sichera. Dacci un parere. Ecco, andiamo via. Guardavo la classifica. Potete rimettercela? E mi fa. Ce la trovate? Non dico piacere, ma dico. Vedo il Sinai che prima. Sì, sardo. No, è che l'anno scorso ci hanno battuto a noi in finale dei playoff. Siamo andati lì a giocare in casa loro. E siamo diventati veramente una squadra veramente forte. Vederli adesso primi anche in Serie B vuol dire che non arrivano. Eccoli, la vostra sconfitta prendeva loro. Diciamo che non abbiamo perso a caso lì. Avete perso perché erano veramente bravi. Veramente una bella squadra. In casa gli abbiamo dato il filo da torcere. Siamo andati lì. Infatti, ho visto che hanno pareggiato adesso 4 pari con il Lecco. E secondo me l'impresa l'ha fatta proprio il Lecco, perché andare in quel campo è un campo veramente piccolo. Poi loro sono veramente bravi e avevano fatto un gran punto. Questo. Allora chiudiamo. No, però ti dico che il Rossa, così ti rispondo alla domanda che hai fatto a Pino, il Rossa Torino tornerà sicuramente presto tra le grandi. E dopo questa sentenza che sicuramente avrà valore nel futuro, ci vediamo di nuovo un po' di pubblicità. Ma no. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that. Benvenuti alla terrazza. Vi presentiamo il nostro locale, meta ideale per pranzi, cerimonie e feste di compleanno, ma anche per una cenetta romantica alla ricerca di piatti legati alla tradizione argentina e spagnola. Vi accoglierà un'atmosfera piacevole e calorosa, specialità della casa, farinata e pizza al tegamino già tagliata. Vi aspettiamo numerosi. Gems, la nuova collezione 2011, ti attende al Gems Point di via Cesana 44 a Torino. Consulta gemsfutsal.it. Gems, la tua stagione al top. C'è un modo per sostenere i nostri progetti che non costa nulla. Devolvere il 5 per 1000 della propria dichiarazione dei redditi alla nostra associazione, indicando il codice fiscale 97 57 14 900 16. Sporting Bar, ristorante pizzeria, via Genova 62, a Cascine Vica, Rivoli. Salone per compleanni, battesimi e feste. Venerdì e sabato dalle 22, karaoke e disco music. Per info e prenotazioni 011 955 7797. CRD, da 54 anni a servizio dei meccanici, commercio e revisione su scala nazionale di motori di tutte le marche, per vetture, autocarri e industriali, Carmagnola. GM, azienda leader nel settore promozionale pubblicitario, realizza gadget su misura. Per ogni società sportiva ed evento, GM produce e realizza coppe, trofei e medaglie. Nella sede di Pianezza potrete visionare la grande varietà di abbigliamento sportivo, kit da calcio, calcetto, basket, pallavolo, accessori da campo, palloni, striscioni, bandiere. Le tecniche di personalizzazione sono eseguite all'interno dell'azienda, abbattendo i costi per il cliente. GM offre un servizio di qualità sia all'azienda che al privato grazie ad uno spaccio interno, dove potrete curiosare, richiedere preventivi senza impegno e qualsiasi informazione.
Allora, vista l'incompetenza di Straulino sul calcio a 5, abbiamo cambiato un po' le cose. Giusto, mi sembra giusto. Anche perché io preferisco il cambio, ci guadagno. Sì, ho visto che sei andato volentieri. Sono andato volentieri. Comunque, allora... adesso lanciamo il servizio su Asa Eventi e Gembusca. Abbiamo gli ospiti a Gembusca, il mio amico Fabrizio. Vedo che la competenza valica. No, ma perché è un discorso vostro. Quando siamo sul campo siamo molto amici, molto amici. Poi c'è il bomber Edoardo Piazza e il dirigente Rosso Fabio. Rosso sì. Fabio. Allora, cominciamo, facciamo una domanda a Fabrizio. No, calma. Vediamo il servizio, devi lanciare il servizio. Lancio il servizio. Prego. Daniela, lancia il servizio. Ci vediamo al servizio. Voilà. Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Gianluca Ferrara, giocatore del Gembusca. Una vittoria importante su un campo difficilissimo come quello dell'Asa, una vittoria arrivata grazie ad un tuo gol nei minuti finali. Sì, abbiamo giocato abbastanza male, nonostante il numero contato di giocatori che avevamo. E da un po' di partite che siamo contati, purtroppo portati da infortuni e altre cose, però è andata bene così oggi, per fortuna. Ecco, l'importante era conquistare i tre punti, una squadra la vostra che... è andata molto bene in Coppa Italia, dove è arrivata a fine quarti di finale, che vi state giocando contro il Bra. In campionato invece vi manca qualcosa, una prestazione forse a volte altalenante, a volte invece grandi prestazioni, come mai? Questo dipende molto dai vari infortuni che abbiamo avuto durante quest'anno, soprattutto durante il campionato. Riusciamo a recuperare in Coppa e poi durante il campionato si rifà male la domenica, giocando anche a 11 con Gembusca, e purtroppo è così. Fernando Del Ponte, giocatore dell'Asa, purtroppo è arrivata una sconfitta questa sera col Gembusca, una sconfitta che sa un po' di beffa, una partita con tanti cambi di risultato, due legni, uno per parte, forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto? Ma secondo me sì, il pareggio sarebbe stato il risultato giusto, comunque questa non è solo la prima partita che perdiamo a pochi minuti dalla fine, ma se non erro sono già tre o quattro partite che perdiamo agli ultimi minuti e purtroppo non ci sta, perché la squadra, l'avete vista, è quella che è, si gioca abbastanza bene, partita maschia, dura, purtroppo secondo me non tenuta in mano dall'arbitro, ci sono stati degli episodi che lasciano un po' a desiderare tutto qua. Ecco, l'Asa in questi ultimi campionati si è salvata attraverso i play-out, quest'anno quali sono gli obiettivi della squadra e secondo te l'Asa può salvarsi senza passare dagli spareggi? Ma io penso di sì, siamo ancora, diciamo, anche a poche partite dall'inizio, bisogna recuperare quella di lunedì scorso, c'è tutto il girone di ritorno, penso che ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo campionato, secondo me. Alla fine, niente, speriamo di salvarci quest'anno senza passare per i play-out. Allora, Fabio Grosso, sì. Commento su questa gara, non come ho sentito durante, mentre andavano le immagini, perché sennò... È una gara che abbiamo vinto, cioè meritata, ma con fortuna. Giocata, con fortuna, giocando molto male. Abbiamo, però la cosa positiva che abbiamo fatto. Pensa se giocate bene. Appunto. La cosa positiva è che abbiamo fatto dei gol su schemi e giocate un po' provate in allenamento. Quindi raccogliamo questo di buono. Va. Che cosa ti è piaciuto? Questa è una domanda molto originale. Sì. Che cosa ti è piaciuto della squadra e dove dovete migliorare? Allora, migliorare nell'attenzione. E cercare di essere un po' più giocatori in alcune fasi della partita, perché abbiamo dei cali di attenzione notevoli e poi a volte noi tiriamo magari c'è da dare la palla, cioè queste cose, queste piccole accorgimenti tecnici che bisognerebbe migliorare un po'. C'è da dire che anche che giocavamo con Insin a zoppo e il portiere con la contrattura, quindi ti voglio dire, eravamo proprio contati, quindi è andata stra bene come partita. Poteva essere, beh, proprio in sti gol qua che... Vabbè, non commentate come l'avete commentato. Esatto. Poi, Deborah! Allora, se gli dai il microfono alla... Eccola. No? Niente? Assolutamente non vuole dirci nulla. Allora andiamo da Fabrizio. Fabrizio. Ecco. Allora, tu sai dirci qualcosa, cosa che Deborah non ci ha detto? Cosa volete sapere? Che siamo tutti, siamo una squadra di giovanissimi noi. Giovanissimi, tutti dal 90, 91, 89 e stiamo cercando di fare un gruppo negli anni che
speriamo di salire in C1 e poi vediamo se riusciamo a fare. L'età è dalla vostra parte. L'età è dalla nostra parte. Che vediamo. Cosa secondo te questa squadra, a cosa manca? A parte l'esperienza, perché chiaro, 20 anni. Manca un po' di grinta ogni tanto. Ogni tanto un po' di grinta. Cattiveria agonistica. Cattiveria agonistica, queste cose così. E poi ogni tanto qualche giocatore che si impunta da solo, che vuole far gol da solo. Quelle cose lì bisogna migliorarle, perché se no non si va da nessuna parte. Bisogna giocare come una squadra, non singolarmente. Edoardo? Aspetta, No, da quel lato lì Fabrizio ha ragione. Purtroppo a volte cerchiamo di risolvere la partita da soli, dobbiamo cercare di crescere come squadra. Siamo giovani, abbiamo tutto dalla nostra parte. Beati voi. Speriamo di fare un buon campionato. Ecco, purtroppo arriviamo da tantissimi infortuni. La nostra squadra in Sinna, come ha detto prima Fabio, ha giocato con Zoppo, praticamente il portiere con una contrattura, quindi non abbiamo avuto tanta sfortuna e speriamo che con anche il proseguo voi come di recuperare... l'MF dovete andare a Lourdes. Diciamo di sì. Però speriamo di recuperare tutti gli infortunati e possiamo giocarcela con tutte, ecco. Quindi speriamo di disputare un buon campionato, ecco. Andrea, ho visto le tue interviste, non ho avuto il piacere di sentirle, le sentirò in chissà quali cosa. Mai? No, ma per carità, quando capita, io c'è sempre da imparare. Beh, entro fine anno avremo una missione da compiere. Quale? Istruirti anche nella tecnica e nella tattica del calcio a 5. Non vorrei, e se ce la faremo, se ce la farete, sarà un miracolo, sarà un evento storico, sarà un evento storico, così potrò andare magari a qualche gioco quiz televisivo a imparare. E domanda su calcio 5 e vinci e ci darai un sacco di soldi. Poi ci deve un sacco di soldi. No, vi lascio la conduzione, magari vado via da il conduttore c'è già. Il conduttore Guido Berardo, il prossimo anno c'è già. Stiamo ricevendo un sacco di telefonate che vogliono tutti Guido. Cioè, già l'anno scorso non volevano più me, volevano già lui, e adesso dopo questa Guido performance. Forever. Perché sono andato biondo gli occhi azzurri. Assolutamente. Troppino come, allora, Pino come Valletta non lo vuole nessuno, però. Non credo, sono arrivate telefonate, vero? No, però devo dire che ho visto una bella partita lunedì. È stata ricca di capovolgimenti di fronte, poi ho visto Fabrizio che si scaldava un sacco in tribuna vicino a noi. No, il Gembusca è sicuramente un'ottima squadra, mi avevano già fatto una bella impressione in Coppa contro il Real Mirafiori, dove appunto ho intervistato Edoardo proprio alla fine di quella partita. Ricordiamo appunto giovedì c'è il ritorno di Coppa Piemonte di Serie C, dove il Gembusca è l'unica squadra, come stiamo vedendo appunto da queste immagini, dove il Gembusca ha perso 7-4 immeritatamente. Poteva esserci la vittoria del Real Mirafiori, ma non con 3 gol di scarto. Poi loro al ritorno hanno vinto con 4 gol di scarto, se non sbaglio, quindi grazie alla con 3 gol di scarto e grazie ai maggior gol fatti in trasferta. Sì, la regola UEFA. Esatto. Che da quest'anno è stata introdotta anche per la Coppa Italia. E quindi il Gembusca è l'unica squadra tra le 8 rimaste ad essere di C2, quindi onore a loro. Hanno perso, è vero, malamente contro il Bra 2 settimane fa, e servirà un'impresa giovedì, sarà difficile. Avete perso 9-4. 5 gol di scarto si può fare. Allora, adesso diamo la parola a Daniela, poi come al solito ci sarà chi farà la respirazione artificiale per leggere tutti i tabellini. Daniela, sei pronta? Siamo pronti. Hai caricato le batterie, caricate. I polmoni? Vai! Allora, Serie C2, Girone B, Aseventi, Gembusca 3-4, Cantarana, Villa Sport 3-4, Alessandria, Gabetto 9-4, Savigliano, Pasta 11-1, Pinasca, Saturnio, Moncaglieri 2-3, Vaccheria, Villaggio della... Villaggio della Fonte 21-4. No, più forte. 21-4. La classifica: Alessandria 16, Vaccheria 14, Savigliano e Villa Sport 12, Gavetto 9, Saturno Moncaglieri 8, Gembusca 7, Ase 26, Pinasca e Pasta 5, Cantarana 4, Villaggio della Fonte 1. Girone A: Cinzano Uniconet, James Nichelino 2-5, Deportivo Smilte, Real Campetto 4-8, Fenalc Sporting Grugliasco 5-3, G3 Epitime Don Bosco Caselle 8-10, Pratiglione Poredia 7-3, Sparta Novara Villa Glicini 6-2. La classifica: Don Bosco Caselle 16, G3 Epitime 15, Fenalc 12, Pratiglione Poredia Cinzano 10, Sparta Novara Villa Glicini 9, Uniconet James Nichelino, Smilte Real Campetto 6, Sporting Grugliasco 3, Deportivo 0. Alt. Velocemente un commento. Poi dicono che tifo per la Don Bosco Caselle, che è andata a vincere sul campo del G3 Epitime, era uno scontro al vertice e la Don Bosco ha vinto e si è portato in testa alla classifica. La palisse. Girone B. Girone
campionato di Serie D, Girone A. Girone A, chiedo scusa. Arcansiel Cafas, Unione Silenziosi Torinesi 4-5, Nuovo Sant'Ambrogio Grosso 5-3, PGM Central Park Sermig 6-3, Salus Bardonecchia 8-3, Sprint Team Real Park 12-3, Val Tournanche Fiano Plus 3-5. La classifica Sprint Team e Fiano Plus 13, Salus 12, Nuova Sant'Ambrogio 11, Unione Silenziosi Torinesi 10, Real Park 9, Val Tournanche 6, Bardonecchia 4, Sermig, Arcansiel Cafas, PGM Central Park 3, Grosso 0. Andrea? Andiamo avanti, poi diciamo cose scontate. No, ma solo volevo chiedere, chi ha fatto i gironi? Ah, li ha fatti Nini. Alla faccia. Va bene, andiamo avanti. Girone B, Asti Sport 84-8-6, Pecettese Vecchia San Benigno 26-2, Playmon Calvo Trino 6-5, Proval Versa, Master Club Rivarossa 3-6, Real 909 Aurora 2003-7-4, Setup Live Bifid 6-2. Setup Live in testa con 15 punti e le 84-12, Pecettese Playmon Calvo 10, Trino, Asti Sport 9, Bifid Aurora 2003, Real 909 7 punti, Master Club Rivarossa 3, Proval Versa 0, Vecchia San Benigno meno 1. Girone C, Atletico TV Olimpia 2002-7-4, Borgaretto J-Star 14-3, Orbassano Scarnafigi 2-8, Sanremo 72 Time Warp 2-5, Sangano Viannei 1-6, Villarbasse Metal 5-7-3. La classifica Borgaretto e Scarnafigi 13, Villarbasse, Time Warp 12, Viennei, Metal 5, Olimpia 2002 7, Sanremo 72, Atletico TV 6, Sangano 1, Orbassano 0, J-Star meno 1. I risultati dell'Under 21, Aosta, Rosta Torino Cesana 4-1, Celle di Carmagnola e Maville 7-5, MF Sportiamo 3-3, I Bassotti Ospedaletti 8-4, Libertà Santignano Alessandria 10-1, Top 5 Asti 1-6, Riposa il Bra. La classifica Aosta 19, Asti 18, Celle di Carmagnole Bassotti 16, Libertà Santignano 15, Aimaville Top 5, MF 8, Spedaletti 7, Bra 5, Rosta Torino Cesana 4, Sportiamo sempre 4, Alessandria 3. Allora prendi un attimo di fiato perché sennò vedo, credo che devo chiamarle di soccorso. Volevo solo dire una cosa su un girone di serie D. Visto che di serie? Di serie D. No, ma perché serie D non si capisce. Rido perché come fanno... Guido Berardo, stai non hai il microfono, non fare cagnare. Parlo, non parlo io per casa. Guido, ecco. Che il suo Scarnafigi, a differenza del Villaggio della Fonte, che è lì poverino, ultima in classifica a un punto, è a 13 punti, quindi sta andando benissimo, solo quello. Va bene, andiamo avanti. Riprendiamo con la Juniores Girona. Con calma, perché non voglio... Con calma. Castellamonte Grosso 14-3, Fiano Plus Sermic 2-5, I Bassotti Aosta 3-5, Pinasca Rosta Torino Cesana 11-2, Top 5 ST 11-7, Aosta in testa con 15 punti, Pinasca Castellamonte Sermig ST e Top 5 12, I Bassotti 9, Fiano Plus e Rosta Torino Cesana 3, Grosso 0. Allora, visto che abbiamo Roberto Bruno, che è un responsabile del settore giovanile del Castellamonte, che sta andando come? Sta andando abbastanza bene. Perché quella abbastanza? Abbastanza bene perché all'inizio del campionato, essendo una squadra nuova, abbiamo perso qualche punto in casalingo. Ci sta. Però grazie al lavoro di Mr. Vinicius, che è anche l'allenatore dei ragazzi, siamo secondi in un campionato che però ha la classifica cortissima. Venerdì con l'ST sarà una battaglia, ma noi siamo pronti. Come vedi i ragazzi? Ah, che bello, adesso sento delle dichiarazioni scontate. Sì, li vedo bene, sono dei bravi ragazzi che hanno tanta voglia di imparare e soprattutto hanno voglia di imparare il calcio a 5, no? Perché tanti ragazzi vengono dal calcio a 11, che è un sport sempre pallone, diverso. Ma è molto diverso. Quindi hanno voglia di imparare i movimenti, i contromovimenti e tutto quello che secondo me si impara. È una squadra che secondo te può far bene nel futuro? Sì, sì, ci sono tanti giocatori che possono fare un gran livello. Roberto, voi contate molto su questa squadra? Sì, sì, è stata proprio creata, creata apposta. Io sono entrato in società, diciamo... Per quello. Per quello. Quindi se non c'è vai fuori, quindi... esatto. E quindi ci sono ragazzi validi e speriamo bene. Andiamo avanti con i risultati, vedi Daniele allora, come sono bravo, ti faccio grazie, prendere grazie, mi hai fatto respirare. Juniores Girone B, Cantarana MF 4-10, Celle di Carmagnolasti 4-7, Futsal Villa Real Mirafiori 9-5, Libertà Santignano Bra 8-1, Riposa Aurora 2003. La classifica Asti 18, MF Celle di Carmagnola 12, Libertà Santignano 10, Futsal Villa 7, Bra 6, Cantarana 4, Real Mirafiori 1, Aurora 2003 0.
gli allievi, i risultati della quinta giornata: Aurora 2003 Sportiamo 0-18, i Bassotti Asti 4-5, Top 5 Sporting Rosta 3-11, riposa l'Aosta. Asti in testa con 12 punti, Bassotti 9, Sporting Rosta 6, Aosta di nuovo 6, Top 5 3, Sportiamo sempre 6 punti, Aurora 2003 0. Giovanissimi, Asti Aosta 4-1, Aurora 2003 Cantarona 0-7, i Bassotti Sportiamo 8-4, Real Frassati Sporting Rosta 4-0. La classifica: Asti in testa con 15, i Bassotti Cantarana, Real Frassati 9, Sportiamo 6, Aosta e Sporting Rosta 3, Aurora 2003 0. Allora, Andrea, siamo alla fine, abbiamo fatto Zelig stasera, veramente ci chiederanno i danni. È peccato che non siano qui con noi i due personaggi che abbiamo lì dietro le telecamere. Uno mi ha appena detto un minuto. Oltre Beggio Montesano c'è anche mister Vassalligno che è lì, che è arrivato da poco e ci salutava. Solo quello, ricambiamo i saluti. Vabbè, basta. Sono contento. Allora, io ringrazio Guido Berardo, che è stato uno spettacolo nello spettacolo. Poi abbiamo avuto Giorgio Pagliero, tutti e due del Futsal Vela. Buon ritorno, c'è un po' di nebbia, ma non è un problema. Roberto Bruno, andiamo responsabile. Andate a mangiare, poi con calma. Responsabile del settore giovanile del Castellamonte, Vinicius Gagliardi, giocatore e allenatore, Emanuele Sichera, giocatore dell'MF, poi Fabrizio Rocca, direttore sportivo del Gembusca, Deborah Cane e Fabio Grosso, dirigenti, ed Edoardo Piazza, giocatore anche lui del Gembusca. Grazie a Daniela Romanigio, grazie. Pino Larinese ci ha già lasciati, è già corso via. Andrea Trovato, noi ci vediamo tutte le settimane, quindi non ti devo neanche trovare, ti trovo già. E allora, grazie anche in regia, noi ce ne andiamo, 4 secondi, ci vediamo domani sera con Udi Sport. Right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go.